E ora il grande, grandissimo maestro Bindi. Allora, noi faremo un esperimento sociologico qui. Allora, io ho avuto la grande fortuna. Allora, ho avuto la grande fortuna di debuttare giovanissima col grande Giorgio Gaber. Io ero un'adolescente genovese, quindi adolescente e genovese è un binomio orribile, perché quindi selvatica e musona, e lui alla prima di questo spettacolo in mezzo ai fiori, come si usa in teatro, a regalare alle signore, mi scrisse: qualche sorriso in più sarebbe gradito. Da quel momento, come vi avrete capito, sorrido spesso. Roberta canta molto bene questa canzone, io gliela chiedo sempre ogni sera, per cui voglio che la canti lei. Puoi partire. Io per omaggio soltanto la serata mi permetto di introdurre il pezzo e poi la lascio, perché è veramente brava. Non insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale. È così stanca e malata, potrebbe far male. Forse è una grave imprudenza e lasciarli in balia di una falsa coscienza. Non insegnate il pensiero, che è sempre più raro. Non indicate per loro una via conosciuta.
se proprio volete, insegnate soltanto la magia della vita. Insegnate ai bambini, non divulgate illusioni, illusioni sociali. Non gli riempite il futuro di vecchi ideali. L'unica cosa sicura è tenerli lontano dalla nostra cultura. Ma se proprio volete, raccontategli il sogno di un'antica speranza. Non insegnate ai bambini, ma coltivate voi stessi il cuore e la mente. Stategli sempre vicini, date fiducia all'amore. Aloisio, Armando Corsi, Massimo Schiavone, Ugo Mazzei, dov'è Ugo? Ugo, manifesto tu, Ugo. Grazie, grazie a tutti, grazie. Grazie a Peppe Fonte, Jonathan Giustini, a tutti loro, a tutti voi.